Buonasera, ben ritrovati, nuovo appuntamento con LNP Basket Magazine, il nostro approfondimento settimanale dedicato al mondo della Serie 2 o il Dual 2S, il campionato che seguiamo in esclusiva su Sport Italia. Lo scorso weekend abbiamo vissuto le emozioni della bella vittoria di Montegranaro su Ferrara, costata peraltro l'esonero a coach Alberto Martellossi. La prossima settimana saremo invece a Piacenza per un'altra sfida interessante, sempre che riguarda il girone est, quella fra Piacenza e Verona. Fra le altre partite sicuramente da seguire nel prossimo weekend nel girone est c'è quella fra Trieste e Forlì, e per presentare questa partita e per parlare della stagione dell'Unieuro sono venuti a trovarci due rappresentanti proprio della squadra forlivese. Ben ritrovato all'assistant general manager Stefano Benzoni. Buonasera. Buonasera. E buonasera anche alla guardia dell'Unieuro Forlì, Matteo Fallucca. Buonasera, ciao. Come sempre, prima di entrare nel tema legato proprio a Forlì e alla stagione dell'Unieuro, facciamo il punto della situazione con il prossimo servizio, quello di Carlo Ferrario. Vediamo tutto quello che è successo nelle gare più importanti della 16ª giornata, il punto della situazione quando si è giocata la prima giornata di ritorno. Il 16esimo turno in Sega 2 Old Wild West, come è giusto che sia, riservato conferme e sorprese per quella che è stata la prima giornata di ritorno. L'Ama Trieste e la 9+ Casale Monferrato hanno centrato entrambe la vittoria, ma i successi sono arrivati in modo profondamente diverso. Perché se nel girone Ovest Casale ha avuto la meglio di Siena con due soli punti di vantaggio al Palaestra, nella divisione Est la squadra di Dalmasson ha staccato di ben 41 punti orzi nuovi in quella che è stata la seconda presenza sulla panchina dell'Agri Bertocchi di coach Finelli. La musica d'orzi nuovi non è cambiata, la capolista ne ha approfittato senza mai voltarsi per tutti e 40 minuti. Importante vittoria anche per Treviglio, che ha superato 105-97 Trapani, mentre dall'altra parte la Consulting West Bologna batte Udine all'interno di quello che si sta rivelando un periodo a dir poco turbolento. Verona centra la sesta vittoria consecutiva e cercherà di allungare il filotto nel match domenicale di mezzogiorno in casa della Sigeco Piacenza, incontro in diretta e in esclusiva su Sport Italia. Il weekend di A2 non farà mancare le emozioni, ci sarà da tenere d'occhio la sfida tra Udine e Mantova, con i primi che vengono da due sconfitte consecutive, i ragazzi di coach Lamma che vantano uno stato di forma davvero invidiabile. Nel girone Ovest invece a dir poco interessante il confronto tra l'Eurotrend Biel e la Lighthouse Trapani, due squadre che occupano la parte più nobile della graduatoria, e come sempre le emozioni non mancheranno in questo girone di ritorno in Sega 2 Old Wild West. Cominciamo la nostra analisi dal girone est e vediamo in grafica rapidamente i risultati e poi anche la classifica. Abbiamo evidenziato quello che probabilmente è il risultato più importante della giornata, la vittoria di Bologna nel big match di alta classifica contro Udine con la Consulting West, che si è imposta con il punteggio di 76-67, ha mantenuto il passo della capolista Trieste che ha 4 punti di vantaggio nei confronti di Bologna. Per quanto riguarda Forlì invece abbiamo visto la sconfitta 86-79 contro l'Andrea Costa Imola. Partirei da qui, Stefano, vediamo anche la classifica con Forlì in questo momento in quart'ultima posizione alla pari con la Sigeco Piacenza. Che partita è stata quella per voi persa con Imola? Ricordiamo peraltro per voi un derby anche piuttosto sentito. Non abbiamo giocato sicuramente la nostra migliore partita, abbiamo pagato una brutta difesa nel terzo quarto quando abbiamo subito ben 28 punti. Non siamo riusciti a concretizzare il buon momento fra il primo e il secondo quarto. Nel quarto periodo abbiamo continuato a lottare, siamo arrivati anche ad un possesso di distanza da Imola, trascinati da un meraviglioso pubblico, erano più di 1000 i tifosi forlivesi sul campo di Faenza. Imola però è stata più brava di noi, noi abbiamo pagato appunto una brutta difesa nel terzo quarto, l'assenza di Matteo che per noi è un giocatore molto importante e una cattiva giornata di alcuni uomini e più complessivamente anche dell'attacco. Le immagini che vediamo si riferiscono alla gara che abbiamo seguito su Sport Italia, vinta da voi, da Forlì, un altro derby, quello contro Ravenna. Matteo, come diceva Stefano, tu hai saltato per infortunio la gara di domenica scorsa contro Imola. Intanto ti chiedo come stai e quando potrai tornare in campo, e poi, vista dalla panchina, cosa vi è mancato nella partita contro Imola? Allora, innanzitutto direi che sto quasi riprendendo ad allenarmi con la squadra, quindi se non questa domenica, sicuramente la prossima sarò della partita. Naturalmente non vedo l'ora perché è un po' dietro a problemi fisici, quindi insomma la voglia di tornare è tanta.
per me, io l'ho vista praticamente da tifoso perché sapevo di non giocare. Abbiamo pagato molto un avvio di partita in cui abbiamo fatto veramente fatica. Imola è andata subito 9-0 e noi, diciamo, abbiamo perso qualche certezza lì. Poi siamo stati bravi perché, come sempre, anche nelle sconfitte abbiamo sempre delle ottime reazioni. Contro Imola non è bastato perché comunque sono una squadra ben allenata, che gioca bene, che dall'inizio dell'anno è migliorata molto. E quindi secondo me abbiamo pagato soprattutto i primi 4 minuti di partita che ci hanno condizionato. La vostra è stata fin qui, Stefano, una stagione piuttosto altalenante. Avete alternato vittorie e sconfitte nelle ultime 4 partite, ma se guardiamo i risultati sono veramente tante le partite che avete perso punto a punto, supplementari o davvero tirate con pochissimi punti di scarto. Vi è mancato forse un po' di killer instinct classico nel finale delle partite? Sì, ci è mancato questo, ci è mancata la capacità di chiudere le partite quando eravamo avanti. E questo è successo sia contro Ferrara, sia contro Piacenza, sia contro Orzinuovi, tutte partite che abbiamo perso. Ricordo che nelle 5 sconfitte consecutive nella seconda parte del girone d'andata noi abbiamo perso 2 partite ai supplementari, 2 partite di 3 punti e una partita di 2 punti. Siamo sempre lì, ci manca pochissimo, ci manca un nulla per vincere. Indubbiamente manca qualcosa, indubbiamente abbiamo pagato anche una serie di infortuni che ha colpito principalmente il nostro centro titolare Dane Di Liegro, che ha saltato 5 partite per un problema al tendine di Achille. 2 partite le ha saltate il nostro playmaker titolare Yuval Naimi e 3 partite le ha saltate Matteo Falluca. Questo non ci ha aiutato sicuramente e ha impedito alla squadra di avere una certa continuità di uomini e di situazioni, perché quasi ogni partita c'era sempre un'assenza, un problema, una contrarietà da cercare di superare. Questo non ci ha aiutato. Poi ovviamente ci sono difetti insiti nella nostra squadra, sui quali ovviamente stiamo cercando di lavorare e sui quali Coach Valli sta cercando di risolvere. Per te, Matteo, fin qui una stagione numericamente positiva perché hai migliorato i numeri rispetto all'anno scorso. A Chieti, che giudizio dai alla tua stagione? E ti chiedo anche se è vero quello che diceva Stefano, ovvero che vi è mancato un po' il killer instinct, qualche piccolo dettaglio per chiudere meglio, per finire meglio alcune partite. Sì, beh, sicuramente ci è mancato sempre quel qualcosa per poter portare a casa i 2 punti. Io penso che sia stata anche un po' di sfortuna che perdere per un tiro preso da 8 metri a 5 secondi alla fine, per esempio in casa con Ferrara, in una partita finita supplementare, con tra l'altro una storia dietro di un punto aggiunto. Insomma, sono stati degli episodi che secondo me è più sfortuna che per degli errori nostri. E quindi poi, ecco, adesso sto rivedendo le immagini, abbiamo vinto anche una partita con un tiro di Yuval Naimi da metà campo. Sì. E questo fosse uscito, magari poi avresti perso a supplementare. Sono episodi, la pallacanestro è bella per quello, quindi facciamo così. E per quanto mi riguarda, sono contento della stagione perché ho spazio, ho conquistato magari una discreta fiducia da parte del coach Valli e questo per me è molto importante. Adesso spero solo di trovare un po' più di continuità perché, insomma, ho avuto qualche, sempre per fortuna piccolo, ma comunque diversi problemi fisici. Spero appunto di trovare della continuità per poter crescere ancora nel girone di ritorno. La vostra, Stefano, è una società nuova, rinata nel 2015, ha questo nome 2.015, che vuol dire sia l'anno di nascita che 2.0, quindi esatto, un cambio radicale, esatto, una seconda versione del basket forlivese, esatto, per provare, se non sbaglio, a superare i tanti problemi che ha avuto il basket a Forlì in questi ultimi anni. Come sta andando? Nel senso, a lungo termine, quali sono i vostri obiettivi? Ricordiamo, lo scorso anno avete conquistato la salvezza grazie ai play-out, quest'anno siete lì che lottate per, in questo momento, evitare i play-out sostanzialmente. L'obiettivo di quest'anno, detto e conclamato fin dalle prime partite e anche in precampionato, è stato quello e sarà quello di conquistare la salvezza più tranquilla possibile. Ci stiamo riuscendo, forse ci mancano 2 punti in classifica, però diciamo che siamo a 6 punti, abbiamo 6 punti di vantaggio sul terzetto delle squadre che sono ultima, penultima e terzultima. Questo va bene,
però non ci dobbiamo accontentare, siamo in linea con le previsioni, cercheremo di fare qualcosa di più. L'obiettivo quest'anno è, come ho detto, cercare di salvarsi il più tranquillamente possibile e prima possibile. Poi, se arriveranno i play-off, meglio ancora. Se non arriveranno i play-off, nessun problema. Il passo deve essere graduale, costante e non affrettato, affiancati da un pubblico meraviglioso. Abbiamo 2.300 abbonati che ci segue sempre con grande calore, grande affetto e grande passione. Fra i risultati più importanti dello scorso weekend, la vittoria che abbiamo seguito su Sport Italia, quella di Montegranaro, casalinga contro Ferrara con il punteggio di 176. Torniamo sul perché del Palasavelli per riascoltare le interviste nel post partita raccolte da Carlo Ferrario. Forse l'orario un po' ci ha fatto pensare che potevamo vincere questa partita senza difesa, e il primo quarto ha dimostrato che, come al solito, l'attacco nasce dalla difesa. Appena abbiamo alzato un po' di giri in difesa, soprattutto con la panchina, quei ragazzi che sono entrati da dietro, e sono contentissimo di questo perché il lavoro che facciamo vuol dire che ha frutti. Dopo hanno dato la sveglia anche, diciamo, ai senior, ai titolari, quindi bene, perché 100 punti sì, ma nasce da dietro, a parte l'ultima bomba di Campogrande che, mi dispiace, gli avevo detto fermati, però eravamo in loop di giochiamo per ribaltare la differenza canestri, e bene, perché ci siamo cercati tantissimo, perché abbiamo giocato veramente insieme. Sì, chiarissimo il concetto, perché secondo me il primo tempo nel complessivo, anche il secondo quarto, abbiamo fatto un buon lavoro. A tratti ottimo, a tratti buono, però abbiamo raccolto meno di quello che potevamo e dovevamo. Dovevamo raccogliere qualcosa in più in sede di rimbalzo, di palle vaganti, e quindi avere una differenza maggiore, anche se poi ovviamente non sarebbe contata ai fini del risultato finale. Il problema è che nel terzo quarto abbiamo subito due canestri difficili, e questa cosa qui ci ha fatto andare in ansia. Uno esattamente davanti a me, di Corbett, abbiamo fatto un'ottima difesa all'ultimo secondo, e questa cosa ci ha fatto andare in ansia. Abbiamo certamente affrettato l'attacco in quel momento, dove prima eravamo stati perfetti, perché comunque la partita di oggi si originava da un equilibrio offensivo per poter avere equilibrio anche difensivo, e difatti nel terzo quarto sono stati gli unici momenti dove abbiamo beccato dei contropiedi veri, dati da questo che ho appena detto. È chiaro, quindi, molto bravi loro a sfruttare questa situazione, e noi dobbiamo rivedere molto di mentalità in quel frangente lì. L'ultima intervista di coach Martellossi prima dell'esonero, avvenuto poche ore dopo la partita. Matteo, situazione strana quella di Ferrara, nel senso che la squadra non è poi messa neanche così male in classifica. Forse la proprietà si aspettava risultati migliori. È difficile parlare di una situazione che non si conosce bene, ovviamente, però chiedetevi se fatto, voi l'avete affrontata Ferrara e avete perso una partita punto a punto. Sì, no, da fuori è difficile venire a conoscenza delle dinamiche presenti in ogni squadra, in ogni spogliatoio, quindi anche giudicare sarebbe sbagliato. Posso sicuramente dire che Ferrara è un'ottima squadra, costruita bene, con giocatori di talento, esperti, anche di categorie superiori, magari come Hall e Cortese. Però da fuori è veramente difficile. Non... A cornice della gara di Montegranaro, come sempre, il terzo tempo a fine partita organizzato dalla XL Extra Light, ovvero tutti insieme, giocatori, tifosi, insomma, per festeggiare comunque sia andata a livello di risultato. In cosa consiste il terzo tempo, e per capire di cosa si tratta, lo sentiamo dalle parole dall'amministratore delegato dell'XL Extra Light, Ronnie Bigioni. Sì, abbiamo allestito, grazie al nostro sponsor Manuel Ritz, abbiamo allestito un'area hospitality per la poderosa family, il club, per i possessori dell'abbonamento del Gold e per i nostri sponsor. È un bel momento di aggregazione e alla fine del primo tempo. Poi alla fine della partita, il terzo tempo, noi invitiamo tutte le squadre che vengono qui per, è un bel momento di aggregazione per conoscerci meglio. A parte il risultato, vincere o perdere, ma è bello stare insieme dopo la partita, passare qualche minuto insieme per conoscersi. Su Sport Italia domenica ancora grande basket, alle 12 saremo in diretta da Piacenza per la sfida fra Assigeco Piacenza e Tezenis Verona, con Piacenza che proverà a fermare una Verona lanciatissima, reduce da ben 6 vittorie consecutive. Ascoltiamo la presentazione della partita nelle voci di alcuni dei sicuri protagonisti. Mi aspetto una sfida complicata e complessa. Detto che nel nostro girone non esistono partite di facili letture, penso che, perché il roster di Piacenza,
perché la capacità di Zanchi, perché l'esperienza dei giocatori italiani e perché provenienti da un passivo pesante subito a Treviso ci sono elementi tecnici, tattici e soprattutto anche motivazionali che mi portano a pensare ad una complessità per quanto riguarda la partita. Da parte nostra mi aspetto una partita, una reazione prima che tecnica, soprattutto caratteriale, e di orgoglio dopo la brutta prestazione di Treviso, e mi aspetto che loro mettano in campo quello che hanno messo all'andata contro di noi, ma nelle ultime partite, che è un po' il loro punto di forza, ovvero fisicità e l'atletismo, che appunto a Verona non manca. Ci sarà sicuramente spettacolo domenica sul parquet di Piacenza, c'è stato tanto spettacolo anche lo scorso weekend sui parquet della Serie A 2 al Wild West. Nella prossima clip le migliori 10 azioni del girone est. Prova a attaccare il ferro, adesso deve tirare, Conti lo fa! Ed è possibile gioco da 4! Blocco alto di Molinaro, Moreno per Molinaro, Amoroso gli scippa il pallone, poi Hall si inventa il canestro. Con calma, vedi vincere anche in difesa l'Andrea Costa. Bella pinta, la rete di gol, poi Lorenzo! Che scherzo, guarda male! Il pubblico di sponda Morlivese! Chiama il gioco d'attacco, soprannome da campo, servito Raschi, più miti. Pesca sotto canestro Grant, a una mano va a inchiodare Zelay Grant. 5 secondi per tirare, Jones, bisogna tirare adesso, lo fa con la schiacciata! Allo scadere del possesso, Mattia Udo! Finora senz'altro più ombre che luci giocata, Rosselli recupera e schiaccia il meno uno per Guei, e palla intercettata però da Hall, spinge il contropiede Ferrara e va a trovare un gran canestro con Cortese. E adesso Fantinelli sotto per Eric Lombardi, scarico per John Brown, la schiacciata imperiosa, la reverse di Sean Brown. Corbett per Amoroso, dietro la schiena per Rivali, ancora dietro la schiena per Campogrande. Questa azione il suggello della splendida partita dell'Excel Extra Light. Passiamo al girone ovest, rapidamente risultati e classifica. Ci sono state diverse sorprese nelle gare disputate lo scorso weekend. Quella principale probabilmente la vittoria che vediamo in grafica di Treviglio, casalinga contro Trapani, 105-97. Casale ha vinto in volata la partita con Siena ed è rimasta in vetta alla classifica con 4 punti di vantaggio sull'inseguitrice. Vediamo proprio la graduatoria, Casale 26, Biella 20 e poi un quartetto di squadre al terzo posto, Scafati, Trapani, Tortona e Legnano, tutte a quota 20 punti. Anche per quanto riguarda il girone ovest, spazio alle 10 migliori azioni, spazio alla top 10. Sale il blocco di Rossi, ancora Voschi, il raddoppiato, si alza, una forzatura di Alan Voschi. Jefferson, ancora, va da due, fino in fondo, lo scarico invece da Ganeto, da tre, la mette! Ganeto viene dato da 2 punti!
ancora la velocità, questa volta picchia, vuole andare fino in fondo, sbaglia, arriva la schiacciata di Morchio che fa esplodere il palapacchetti. Attenzione al recupero di Roberts, contropiede, schiacciatona! Davvero una giocata fantastica. Dare qualche mite consiglio al capitano di Treviglio. E ora la magata di Mattia Palumbo. Intanto c'è un capin in layup con una sola mano di William Moses, un assist al bacio di Alessandro Zanelli. Fa la sporcata da Lucarelli, recuperata però da Car Wither che si butta dentro, vuole andare a schiacciare e lo fa proprio sotto la curva Barlera. Showtime da parte di Carl Wither. Ci resta da verificare chi è stato l'MVP del sedicesimo turno, lo scopriamo come sempre con la prossima clip. Lorenzi Scafati, MVP della settimana, 28.9 assist nella vittoria su Rieti. Nel quintetto ideale anche Alessandro Zanelli di Legnano, 29 punti con 7 su 11 da 3 nella vittoria sulla Virtus Roma. Giavonte Green di Trieste, 27 punti, 8 rimbalzi nella vittoria su Orzinuovi. Mattia Udom di Verona, 15 punti, 13 rimbalzi nella vittoria su Iesi. Tommaso Fantoni di Ferrara, 25 punti, 8 rimbalzi nella sconfitta con Montegranaro. Siamo quasi in chiusura, rapidamente diamo un'occhiata alle prossime gare su Sport Italia. Domenica appunto saremo a Piacenza per il match fra Piacenza e Verona, poi Treviglio per la sfida fra Treviglio e Agrigento e poi Rieti per la gara fra Rieti e Reggio Calabria. Prossimo turno vediamo quello che succederà nel girone est. Ti chiedo, Matteo, che gara ti aspetti domenica contro Trieste? Per voi sicuramente una sfida difficile perché affrontate la capolista, quella che finora è emersa come direi nettamente la migliore squadra del girone. Sì, Trieste anche secondo me è sicuramente la squadra più forte e attrezzata del girone in questo momento. Noi abbiamo dimostrato nel corso di questo campionato di potercela giocare con tutte, quindi sfida difficile ma non proibitiva. E noi andiamo in campo domenica davanti al nostro pubblico incredibile per provare a portare a casa due punti. C'è qualcosa in particolare che temi di Trieste più di altre caratteristiche? La lunghezza del loro roster, la differenza tra quintetto e panchina veramente minima, e quindi sicuramente quello è uno dei loro punti di forza. Poi hanno un giocatore incredibile secondo me come Green, che ecco, lui fa veramente la differenza. Grazie allora, in bocca al lupo per il prossimo weekend e per tutto il resto della stagione. Grazie a Stefano Menzoni. Grazie a voi. E grazie a Matteo Falluca. A voi. Siamo in chiusura, l'appuntamento con Sport Italia con la Serie 2 e il Duel West, rinnovato come sempre, domenica alle 12 saremo a Piacenza per il match fra Piacenza e Verona. Grazie e appuntamento domenica.